Benvenuti alla nostra rubrica Leggere Liberi. La storia siamo noi, nessuno si sente escluso. Ricordate questi bellissimi versi di Francesco De Gregori? Eppure, non pensate che ci siano degli importanti testimoni della nostra storia contemporanea che vengono, non dico del tutto esclusi, ma di certo abbondantemente trascurati dai nostri manuali di storia? Credo proprio di sì, sono i fotoreporter di guerra, le fotoreporter di guerra come Gerda Taro, morta a soli 26 anni in Spagna sul campo di battaglia durante la guerra civile spagnola nel 1937. E Gerda Taro viene restituita alla memoria collettiva da Elena Janeczek in questa bellissima biografia romanzata La ragazza con la Leica. Gerda Taro arriva nel 1936 in Spagna con il suo compagno Robert Capa, altro famoso fotoreporter di guerra, che morirà anche lui poi tra l'altro nella guerra di Indocina alcuni decenni dopo. Gerda Taro, con la sua potenza, forza evocativa delle immagini, illustra gli orrori della guerra in Spagna, dove in quel momento è tutto un fermento per tentare di liberarsi dall'orrore fascista della dittatura di Franco. A Barcellona, in quel principio di agosto del 1936, stanno arrivando in tanti per unirsi al primo popolo d'Europa che non ha esitato ad armarsi contro il fascismo. Raccontano la città in subbuglio nella lingua universale delle immagini, che dalle pagine esposte nelle edicole di Mezzomondo, affisse nelle sedi di partito e sindacali, sventolate dagli strilloni, riutilizzate per avvolgere uova e prodotti della terra, saltano in faccia persino a chi non compra o non legge giornali. I barcellonesi accolgono fraternamente gli stranieri accorsi per combattere al loro fianco e si stanno abituando a quella Babele che si aggira ovunque, assaporando il gusto di salutarli con compagnero o compagnera, per poi magari aiutarsi a gesti, suoni onomatopeici, dizionari in formato tasca. I fotografi, che non sono in attesa di armi e addestramento, fanno parte di quel continuo afflusso alle milizie volontarie. Sono qui per noi, sono come noi, compagni, comprende chi li vede all'opera e li lascia lavorare. Quindi la storia personale di questa affascinante, volitiva, determinata, raffinata ragazza tedesca, arrivata in Spagna per testimoniare con i suoi scatti l'orrore della guerra, la storia personale di Gerda Taro si mescola dunque alla storia degli anni 30 in Europa, alla nascita dei regimi nazifascisti in Italia, in Germania, in Spagna. Di certo un professore di storia in questo libro troverà tanto materiale utile per i suoi studenti. E mi raccomando, venite a trovarci sempre sul nostro sito web e sui nostri canali social. Thank you.